Eccoci nello spazio dedicato a Topcom, il mondo Juve attraverso i social, con la formazione di titolarissimi, prima le donne, Caterina Autiero. Buon pomeriggio a tutti. Ed è tornato finalmente anche Dario Ghiringhelli, l'autore dei sondaggi che trovate insieme a Caterina, ovviamente. Sono tornato e non sono quasi più titolarissimo ormai perché manco da 3 settimane, queste sì, 2 settimane comunque. Non lo so, qua perde il giro, qua abbiamo dei Qua devo sostituti fare infatti devo fare attenzione perché sennò eccellenti. mi portano via. Assolutamente, Dario, sempre il benvenuto. È lui che Grazie, insieme a grazie. Caterina vi propone questi sondaggi. E, insomma, questa volta esordisci dicendo che torna finalmente il campionato. Era ora, stanno dicendo molti dei nostri telespettatori a casa, eh. Era ora anche perché se per vedere la nazionale così, tanto vale che vediamo il campionato. Infatti con Caterina ieri ci siamo sentiti proprio per il discorso del sondaggio, abbiamo detto lasciamo perdere il discorso Basta. nazionale, buttiamoci sulla nostra Juve che almeno ci dà un po' più di soddisfazioni e torniamo a concentrarci sui nostri giocatori, insomma. Per fortuna abbiamo archiviato l'azzurro. Sì, per un po' definitivamente, tra Sì, l'altro, ecco, quindi direi. possiamo essere concentrati sui nostri obiettivi, soprattutto i nostri campioni Però devono. è vero che secondo me molti non considerano che ci sono dei nazionali juventini che invece saranno impegnati. Certo, Non sono quelli dell'Italia, che poi alla fine erano tre più Bernardeschi quattro, però ce ne sono altri, c'è sì, Benatia, poi più c'è potenzialmente Rogani. Mandžukić, Dybala, Beh, ce ne sono tanti, Cuadrado, ce ne sono, Lichtsteiner. Lichtsteiner, forse Higuaín tornerà. Quindi in realtà ci si è Dira. focalizzati sull'Italia, Khedira, Matuidi. Matuidi, sì, no, in realtà la Juve è fatta Eh quasi tutta beh, di nazionale. E sono tutti poi giocatori io lo del dico calcio. adesso, ma secondo me sempre in ottica Italia potenzialmente ci sarebbe stato anche De Sciglio in nazionale, ma questo sapete che è una mia battaglia personale, lo scopriremo fra qualche mese. Intanto, visto che finalmente l'infermeria si è svuotata e Massimiliano Allegri non gli sembra vero, li ha tutti disponibili. Neanche a noi sembra vero. Vero, Caterina? E infatti, Esatto. Dario e Caterina, che cosa vi chiedono attraverso il sondaggio che trovate sul profilo Twitter di Dario Ghiringhelli? Chi vorreste di più in campo? Marchisio che è tornato, Pjanic che sta per rientrare, Piazza che è finalmente vicino al suo rientro e Vedes che invece è prossimo al debutto, perché nel suo Finalmente. caso si tratta di un debutto. Finalmente. Allora, chi vorremmo vedere di più? Tenendo conto che Öves non l'abbiamo visto, e questa è una bella domanda. Ma In infatti questo adesso caso, non chi? ti svelo ancora il risultato che aspettiamo a commentarlo insieme, ma Sì. aspetti, vota tu, caro, come se dovessi, anzi, vota tu con il tuo voto e vediamo cosa viene fuori. Ma è un po' sorprendente, il sondaggio oggi. Allora, se devo guardare la funzionalità del giocatore per la Juventus in questo momento, dovrei dire Pjanic. Ma per la curiosità di vedere anche se tutto quello che si è detto su questo giocatore è reale, io direi Piazza. E quindi voto Piazza. Anche Perfetto, così rimane. perché io che sono precisa, chi vorreste rivedere o vedere più in campo, dico Piazza, perché io vedesse vedere per la prima volta non sono riuscita ancora a farmi un'idea. C'è molta curiosità, ma diciamo Piazza. Voto, potete farlo anche voi così. E andiamo a vedere. Però lo immaginavo. C'è Che tanto ci equilibrio in realtà, fosse, cosa che sì, non mi aspettavo. su Evedes mi aspettavo un dato molto alto. Ma effettivamente in questo momento è forse addirittura avanti. Adesso non leggo benissimo le cifre, ma vedendo la barra mi sembra effettivamente un pochino più avanti di Öves. Che ha superato Pjanic, ve lo dico da pochissimo perché l'ho guardato ancora prima di uscire di casa. C'era ancora Pjanic davanti. Mi aspettavo molto di più su Piazza, sinceramente, nel senso che leggendo un pochino sui social c'è, come dicevi tu, tanta curiosità, no? Lui di rivederlo, anche se poi in realtà l'abbiamo visto pochissimo, anche in quest'ottica di Allegri che ne parla spesso, soprattutto ultimamente, come potenziale sostituto di Higuaín, no? Lo vuole adattare sempre più a prima punta che non a esterno. Quindi mi È aspettavo un pochino questo più su secondo di lui. me ha portato a votarlo di Tu meno, perché la dici? gente non lo vuole vedere come vice Wayne, ma come esterno, Ma invece sai secondo che a me me. tutto sommato come vice Higuaín potrebbe non dispiacere, però tanto è da provare. E adesso sono contento perché evidentemente c'è tanta curiosità Io ho intorno a votato questo Ovedes, giocatore. infatti, ha prevalso la curiosità rispetto alla funzionalità che Pjanic effettivamente è la fantasia, lo smistatore di palloni avanti alla difesa che quando non c'è la Juve ha un altro volto. Quindi Assolutamente. la funzionalità è Pjanic assolutamente. La curiosità per me di Ovedes è tanta perché abbiamo acquistato uno che c'è un punto interrogativo enorme.
potrebbe essere strafunzionale per tante cose, proprio perché sa giocare nella fase difensiva in tutti i ruoli praticamente. Esatto. E quindi se fosse l'acquisto come è stato decantato, sarebbe veramente l'arma in più per l'ultima fase Ma del infatti a livello campionato. di funzionalità, se lui si inserisse come tutti sperano chiaramente negli schemi, nelle variabilità che dà Allegri, potrebbe essere anche lui molto funzionale, proprio anche a maggior ragione quest'anno che si critica tanto la difesa della Juve Certo. che subisce tanto. Secondo me c'è un altro aspetto fondamentale che io leggo in questa risposta, ne ho parlato molto in questi giorni, visto che si facevano i conti con i rientri, anche un po' il conto alla rovescia per alcuni, sarà fondamentale capire quale sarà effettivamente l'apporto che può fornire questo Certo. giocatore per eventualmente fare delle riflessioni in difesa. Già a gennaio, grosso punto interrogativo, se dovesse esserci una carenza importante che la difesa della Juventus si porta avanti, come sappiamo a fine stagione intanto arriva Caldara, poi abbiamo una ridda di nomi, si parla anche di un prolungamento di contratto per Barzagli e Chiellini che devono un po' fare da chiocce, diciamo così, ai nuovi. Mi riferisco soprattutto a Barzagli perché Chiellini vengono spesso abbinati, ma Sì. No, ricordiamoci che 3 anni di differenza non sono pochi a livello calcistico, quindi Chiellini ha ancora qualche anno a giocare, Barzagli effettivamente non avendo più davvero l'impegno con la nazionale, magari un altro anno la Juventus non giocando tutte le partite, per come dire, far una sì che ci guida. sia un avvicendamento, una guida al nuovo, diciamo che ci può stare, però per adesso c'è più che il discorso del riscatto, vedere quale può essere veramente l'apporto che può dare alla difesa della Juventus e che assetto avrà la difesa della Juventus, perché Lui l'ipotesi addirittura, se mai si dovesse tornare a giocare a tre, che questo possa dipendere dall'innesto di Öved. è comunque campione del mondo con la Germania in questo momento, è giocata da titolare la finale dei mondiali, quindi proprio l'ultimo dei terzinaci di quarta categoria non è, insomma, quindi penso che insomma, questo sia stato fatto in maniera ponderata. È chiaro che, come dici tu, non avendolo mai visto giocare, non ha mai giocato nel campionato italiano, non ha mai giocato con i suoi compagni, bisognerà dargli un attimino di tempo. Però secondo me sì, la curiosità è tanta per quello e per vederlo proprio giocare a tutti gli effetti e perché può ricoprire tanti ruoli e lo si vuole vedere finalmente in campo. Lui sta postando un sacco di foto in cui è contentissimo di Sì. essere tornato a disposizione, finalmente convocato e poi penso che lo vedremo anche. E, insomma, penso che sia un bell'acquisto. Chiaramente sono tutte parole per il momento perché sul campo ce lo Infatti deve è dimostrare lui. quello che secondo me ha influito sul sondaggio, ecco, per il momento, che tanti vogliono vedere sul campo quello che è stato detto a giugno, insomma, se erano gli ultimi Sì, giorni di mercato, insomma, a fine agosto, quando è stato poi presentato. Poi lì c'è stato un piccolo giallo perché non si è capito se è già arrivato effettivamente infortunato, se si è fatto male nei primi Oppure giorni no, qua, si parlava perché di inserimento graduale, poi di un infortunio che però è andato comunque ad inserirsi in una situazione già per lui problematica in Esatto. passato. Siamo arrivati a metà novembre inoltrato e Benedetto Vedes non ha giocato neanche un minuto con la Juventus E e 9 volte su 10 non è neanche stato convocato proprio non per è stato questo convocato. infortunio. Adesso si è riaggregato al Al gruppo, gruppo. potrebbe trovare magari un po' di spazio in maniera graduale. Io continuo ad essere dell'avviso che per avere un turnover vero e proprio dovremmo aspettare ancora la prossima settimana perché queste due partite sono troppo Sì, importanti, il ritorno sì. in campionato e la sfida contro il Barcellona, quindi per dare veramente più spazio ai nuovi, come recita il sondaggio, credo che l'attesa sia ancora Sì. di, a questo punto, neanche una settimana, poco più di Soprattutto una settimana. perché comunque la partita di domenica non è assolutamente Non è una passeggiata, semplice, esatto, Caterina, quindi non possiamo pensare di fare un turnover per, dobbiamo Affrontiamo una delle pensare a fare squadre, la formazione per vincere. una delle squadre più in forma con uno degli allenatori, non solo a detta mia, migliore in assoluto della Serie A, perché Giampaolo è da molti considerato un signor allenatore, tant'è che sia prima di Conte e sia nel Si è passaggio fra sempre Conte e parlato di Allegri si è lui. sempre fatto il nome di Giampaolo anche per la panchina della Juve e se si fa ancora a oggi, ogni volta che si dice che Allegri non continua, non ci sarà sulla panchina della Juve, quello di Giampaolo è sempre un nome Caldo, che sì. viene Come fuori. Sì. Esatto, era all'epoca di Guidolin, però. sì, però secondo me con dei distinguo perché quello di Guidolin poteva essere forse più
un discorso di prospettiva, quello di Giampaolo, secondo me è un discorso anche proprio sul presente, nel senso che Guidolin veniva sempre tacciato di lavorare molto bene con i giovani e quindi si pensava eventualmente di far crescere una squadra da rifondare, invece secondo me Giampaolo potrebbe innestarsi bene su una panchina già Tu tra importante. Giampaolo e Inzaghino chi Qua mi prenderesti? metti in difficoltà E te le chiami perché, però. lo so, hai ragione, secondo me sono due bellissimi allenatori. Inzaghi, io in Inzaghi con tutti i distinguo rivedo un po' Conte, nel senso che ha la stessa sanguinità, la Carisma. stessa voglia, la stessa grinta, la stessa corsa in campo, lo stesso telecomandare Io un vedo il pochino carisma i che riesce a giocatori. trasmettere ai giocatori, Proprio quello è. la grinta anche, no? Poi da capire se poi lui aveva ovviamente trascorsi laziali come Conte li aveva alla Juve, quindi bisognerebbe capire se un Inzaghi fuori Fuori dalla dal Lazio, contesto, sì. esatto, avrebbe lo stesso mordente che ha con i biancocelesti, però comunque sta di fatto che sta facendo giocare la Lazio al di sopra di ogni più rosea aspettativa, posizione in classifica l'anno scorso Anche in straordinaria, Europa. quest'anno in Europa stanno facendo benissimo. Mi hai messo in crisi, Caterina, adesso la ribalto a te, tu chi Ma preferiresti? io dico che forse tra i due preferirei, cioè se fosse la scelta tra loro due, Inzaghi. Proprio Inzaghi. per quello che hai detto, mi piacciono più gli allenatori sanguini, quelli che al gol entrano in E non solo campo. gli allenatori, credo, No, non solo gli anche. allenatori. Quindi Inzaghi è il tuo favorito. Intanto, Yu 1897 dal bentornato alla coppia formata da Dario Ghiringhelli e Caterina Utiero. Vedi di non Cioè mancare, farò il Dario, possibile, scusatemi. per i No, prossimi l'altra settimana venerdì. avevo il bimbo che non stava bene, ero più che Ci giustificato mancherebbe adesso. altro, quindi mandiamogli anzi un bacione. Adesso il suo papà è qui con noi e devo dire che Pjanic e Öved sono entrambi al 30%, poi c'è Piazza, Marchisio 15%. Credo che però questa risposta sia motivata dal fatto che lo si è già visto e si è visto che Sì, sta sì, bene, sì. quindi c'è un po' meno curiosità. Assolutamente, infatti anche lì era stato un pochino per mettere le quattro possibilità, effettivamente potevamo anche metterne solo tre oggi, anche se poi in realtà Marchisio ha pochi voti come percentuale, ma per chi ci ha commentato, poi dopo come al solito lo leggeremo, nei commenti Marchisio è molto gettonato, cioè fra i quattro è forse quello che viene più citato, quindi i silenti votano sugli altri, ma quelli che commentano invece vogliono Marchisio, per cui dopo andiamo come sempre a leggere qualche Ne leggo commento. un paio Tutti al si volo perché entrano. poi ce ne sono anche alcuni invece sulla Twitter di Top Planet. Rudy scrive Övedes, lo ritengo un giocatore forte. Ovviamente gli altri non sono da meno. Dimentichiamo la parentesi triste degli azzurri. Insomma, Juve per sempre. Il mio voto invece, Chris 66, va al nostro faro del centrocampo. Ci aspetta un ciclo di partite durissime. Poter contare su di lui sarebbe il Sì, lì c'è la massimo. coroncina, quindi evidentemente per E per Marchisio, perché gli Marchisio. Sì, altri Paro principino. poteva essere anche Pjanic, Non lo so, considerato se però cioè, ha la messo la corona, coroncina è, quindi. sì, la leggiamo così, Sì, ecco noi. sì. Qui intanto vediamo Juventino 1984 che ha anticipato la sua partecipazione e poi capiremo il motivo. Caterina, ne sai qualcosa tu, eh? Sì, ne so. Anche voi a Top Planet ne Anche sapete noi a Top qualcosa. Planet? Vincenzo, Dario, voglio rivedere Piazza, si parla da sempre di lui, tanto talento, al momento abbiamo visto tante cartelle cliniche e poca sostanza, speriamo bene. Speriamo che Eh torni sì. a tutti Tanto gli effetti. torna Certo. con la primavera perché deve mettere un po' di minuti nelle gambe, quindi c'è grande attesa. E poi tu hai ritwittato quello che ha scritto Claudio Marchisio Sì. sull'amichevole che hanno giocato ieri, e insomma pronto per domenica, quindi anticipato che giocherà. Visto che era uno dei quattro papabili, votabili, ho approfittato del suo tweet e Sì. l'ho ritwittato. Ma insomma, lui se gioca è sempre abbastanza garanzia di prestazione. Ecco. È uno che si può inserire in qualunque momento della Ho partita e in letto qualunque qualche partita. commento che diceva che Marchisi ormai è sulla via del Sì, insomma, mi tramonto. sembra un po' prestino. Esatto. No, tra i commenti al Sì, sondaggio, è vero. un po' Non mi esagerato. sembra Diego sì. invece ha votato il principino, scrive perché ho Sì. voglia di rivederlo in campo a Genova, serve gente come lui. Sì, ma è gente come lui che incarna la juventinità in assoluto, no? Cioè lui, vabbè, uno deve proprio l'esempio classico, è nato qui, tifoso della Juve da bambino, ha fatto tutta la trafila, tranne quelle stagioni e mezza, due a Empoli, dove è andato, come si suol dire, a In farsi le ossa, prestito, ma sì. Lui di fatto è stato sempre juventino dall'inizio alla fine, quindi. appartiene ancora a quella generazione che va a farsi le ossa fuori. Sì, le ultime, anche se in realtà nell'ottica si spera che si facciano queste benedette squadre B, andare a farsi le ossa fuori dovrebbe cominciare a essere sempre una cosa più
più rara, no? Nel senso che dovrebbero farsele internamente a quel punto. Sarebbe forse la cosa migliore. Sì, decisamente. Tanto vi leggo un altro tweet dei nostri amici da casa, continuate a scriverci, @toplanet63, San Piuve, partita difficile, scrive Marco, contro una squadra che corre, peccato, eravamo arrivati a un'ottima intensità, la nazionale l'ha interrotta, spero si riesca a ricominciare da dove eravamo rimasti. Sì, anche se in realtà eravamo rimasti a quella partita col Benevento dove abbiamo fatto una fatica maledetta a portare a casa i 3 punti, eh. Quindi è vero che arrivavamo da un filotto di 4 vittorie consecutive, ma quella col Benevento è stata una faticaccia, quindi speriamo che si riprendano i risultati, ma le prestazioni... Le prestazioni anche un pochino... tipo Toro e Milan, esatto, dovrebbero essere, esatto, ecco, esatto, diciamo esatto. Che le prestazioni sono state altalenanti. Sì. Decisamente, poi i risultati, ben venga, anche quel 2-1, diciamo che mentalmente ribaltare quel risultato, soprattutto dopo così tanta fatica, sicuramente avrà fatto bene, però è anche vero che era una partita che sulla carta doveva essere vinta in maniera molto più agevole di quello che è poi stato. Sì. Noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, poi andiamo a leggere i vostri commenti al sondaggio e cominciamo anche con il nostro giro attraverso i social, quindi i protagonisti li abbiamo già anticipati, Benedict Oevedes, Claudio Marchisio e molti altri. Restate con noi.